Dov'è che sta? Destra, sinistra? Il fondo a destra, no? Il fondo bisogna andare a destra. E noi andiamo che stava quasi chiusa. Io sono è il tuo nome. Lo so. Stiamo avvicinando. Ma no, tanta gente. Alla buona, certo, poi dal punto di vista del calcio, per l'amor di Dio, però insomma lui era quel ragazzo semplice, esatto, quel ragazzo, esatto, che sì, uno incontrava per strada, che uno ha capito, quindi non era insomma questo, per voi è rimasto questo. No, per noi, anche per chi non l'ha conosciuto, sì, cioè va al di là del, una foto con del sì, calcio, sì, qua, sì, c'è i miei nipoti piccoli. Certo, certo. Angelo, no? Antonello, no? Certo. È da 40 anni. Cioè, quel mio figlio lì era 7-8 anni la prima volta che venne nel cimitero. Adesso sono cresciuti, sono venuti qui di nuovo, tutti e tre. Grazie. Mia moglie è fuori lì al cimitero, ha detto non me la sento. Perché lei ha sofferto troppo insieme a noi all'inizio. Io sono stato 2 anni fa anche quando giocavamo a Reggio. Ah, però sì, mi dispiace, sì, mi devo riprendere la sciarpa, perché questa ce l'ho appesa, no, in... ma no, certo, ce l'ho appesa in casa. Ma no, no, certo, no, no, lasciala, anche... quando si va via, sì, poi la prendo. No, beh, ma no, ma adesso. No, perché non si trova neanche più, ce l'ho in casa, ce l'ho proprio esposta. No, no, ma adesso infatti Gianni, noi usciamo che accompagniamo lui e raggiungiamo. E Gianni ci prende la foto che ha detto che la c'è. Ok, thank you very much. Marci, hai fatto bene ad avvisare. Gianni Sebastia. Gianni. Paola. Gente, ragazzi, che questa dovete andare a prima di noi, andrà aperto. Però togliamo. Sì, sì, passate avanti. Va bene. Andiamo.
nome di Erasmo, questa tappa, con tutto il cuore. Non so altro che dire. Non so altro che dire. Buona giornata a tutti. Bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo.